Buongiorno a tutti, sono Francesco Lami del Volo del Dodo, mi trovo al Parco della Chiusa nella mia natia Bologna e questo è un altro episodio delle Gite del Dodo. Cominciamo! Il Parco della Chiusa è in realtà tecnicamente un parco urbano. È anche però un esempio di come persino vicinissimo alle nostre città si possano trovare angoli di natura incontaminata. Man mano che ci si addentra, infatti, ci si ritrova sempre più dispersi nell'aperta campagna. E alla fine ci si ritrova completamente immersi nel verde. Tutti le sentono, pochi le vedono e molti quando le vedono si stupiscono del loro vero aspetto. Si tratta delle cicale. In questa boscaglia farla da padrone sono piante come il prugnolo e il biancospino, che sono tipiche delle siepi delle colline bolognesi. La cosa interessante di molte delle aree naturalistiche vicino a Bologna è che si possono trovare tutta una serie di habitat anche molto diversi in spazi molto limitati, quindi una amplissima biodiversità anche in spazi molto ristretti. Per esempio qui, come nel vicino Parco dei Gessi, si possono trovare aree di bosco e immediatamente accanto affioramenti gessosi invece molto più aridi, quasi tipici da macchia mediterranea come tipo di flora. Questa libellula ci indica che nelle vicinanze ci devono essere delle raccolte d'acqua estremamente pulita, anche se al momento non la vediamo. Questa pianta dall'aspetto spinoso è un Asparagus acutifolius o asparago selvatico. Non ha l'aspetto dell'asparago a cui tutti siamo abituati, perché quello a cui tutti siamo abituati è in realtà il germoglio dell'asparago che si può trovare in primavera. Di fatto, quindi, quando mangiate uova e asparagi, state mangiando i bambini degli asparagi, per così dire. Siete ancora ed oggi, come sempre, dei poveri comunisti! Spero che questo vi faccia sentire in colpa, ma adesso, a parte gli scherzi, è ora di darci un'occhiata in giro, perché la presenza dell'asparago ci indica come stiamo arrivando in un'area, per l'appunto, un po' più arida, un po' più stile macchia mediterranea. Perché appunto l'asparago è una delle piante tipiche di questo tipo di ambienti. La ginestra è un'altra pianta tipica degli ambienti un po' aridi, un po' di macchia, e come vedete appunto è tutta steli e non si vedono praticamente le foglie, che sono estremamente ridotte. L'assenza o la riduzione delle foglie è una cosa tipica di molte piante adatte agli ambienti aridi, perché le foglie sono sì l'organo con cui la pianta fa fotosintesi, ma sono anche l'organo con cui la pianta fa gli scambi gassosi tramite dei pori detti stomi, e tramite questi pori però ovviamente la pianta perde anche acqua, il che non sarebbe un grande problema, anzi è perfettamente normale in ambienti in cui l'acqua non è scarsa, ma in ambienti aridi può essere estremamente dannoso, e quindi le piante si sono adattate in vari modi, tra cui appunto in alcuni casi la riduzione delle foglie. E la nostra serie di piante adatte agli ambienti di macchia non potrebbe essere completa senza questa qui, il sedum. Questo nello specifico potrebbe essere sedum sexangulare, ma onestamente boh. Il sedum può essere definito una cosiddetta pianta grassa o succulenta, infatti ha tessuti adatti all'immagazzinamento di acqua, il che ovviamente fa comodo negli ambienti aridi, ed è anche uno dei pochi generi di piante nativi dell'Italia che fa fotosintesi CAM, che è un particolare tipo di fotosintesi un po' meno
efficiente rispetto a quello delle altre piante, ma che permette comunque di risparmiare acqua, il che appunto in ambienti molto aridi è un vantaggio nonostante la minore resa energetica. Qui vediamo alcune rose selvatiche, riconoscibili soprattutto per queste strutture che sembrano frutti ma non lo sono, si tratta infatti di falsi frutti, detti cinorodi o cinorodi, non ho mai veramente imparato come si pronunciava, che si differenziano dai veri frutti per la loro origine, nel senso che i veri frutti si sviluppano a partire dall'ovario del fiore nelle altre piante, mentre i cinorodi o cinorodi si sviluppano dal calice, dalla porzione che sorregge il resto del fiore. Il che non significa che i cinorodi o cinorodi, ancora una volta, non siano commestibili, anzi c'è chi li mangia e c'è chi li trasforma in una ottima marmellata. Come abbiamo imparato nella scorsa puntata, il legno morto è un'importante risorsa per molti organismi, per esempio questi funghi. A goderne sono anche i coleotteri xilofagi, cioè mangiatori di legno, che passano la fase larvale dentro il legno per poi sfarfallare come adulti e lasciarsi dietro soltanto dei fori. Un po' il caldo, un po' la mancanza d'acqua, un po' siamo in realtà già a fine agosto, siamo sull'orlo dell'autunno, infatti già vedete che ci sono i colori dell'autunno, rosso, arancione e giallo. Avete già pensato ai regali di Natale? Se siete dei feticisti della geologia, anche per voi in questo posto ci sono delle suggestioni interessanti, come vedete. La geologia non è una vera scienza! Nascosto da qualche parte, dietro a questa coltre di alberi sulla destra, ci dovrebbe essere il fiume Reno. Vediamo se riusciamo prima o poi ad affacciarci. Sulla strada mi imbatto in una colonia di formiche del genere Messor. A seconda del ruolo che ricoprono nella colonia, le operaie hanno dimensioni diverse. In latino Messor significa letteralmente mietitore. Il nome è dovuto al fatto che si nutrono principalmente dei semi di cereali, che raccolgono e accumulano nei granai dei loro formicai. Ciò non gli impedisce ogni tanto di fare qualche spuntino un po' più carnivoro, come in questo caso con una piccola chiocciola. I tisanuri, o pesciolini d'argento, spesso si trovano nelle nostre case, ma questa specie preferisce le case delle formiche Messor. È possibile che le formiche accettino di ospitarlo perché agisce da spazzino, cibandosi dei rifiuti della colonia. L'ultimo incontro di oggi è un bruco di Macrotilacia rubi, la cosiddetta falena volpe. Ed ecco che finalmente ci affacciamo sul fiume Reno. Va bene, direi che anche oggi siamo riusciti a farci la nostra piccola gita, abbiamo visto un po' di piante, abbiamo visto un po' di bestie, possiamo chiuderla qui e tornare a casa. Vi saluto alla prossima gita del Dodo, purtroppo ci stiamo avviando verso la stagione fredda e ancora peggio ci stiamo sempre avviando verso una seconda ondata di Covid, toccandosi i coglioni, quindi non so esattamente quando ci sarà la prossima puntata e in che modalità sarà, ma non disperate, qualcosa ci inventeremo. Sono Francesco Lami e dal volo del Dodo questo è tutto, ciao! Ma poi pensa a Berlusconi e mi si sgonfiano i coglioni, mi si sgonfiano le palle, non so più dove cercare, io quando penso a quel Vergogna!